Gentili telespettatori, buona giornata. La Presidente della Commissione europea, von der Leyen, dice che, i bond per la malattia è solo uno slogan, nient'altro che quello, perché la Commissione europea non sta pianificando l'emissione di bond per raccogliere miliardi da destinare all'emergenza. E lo dice in un'intervista all'agenzia di stampa tedesca, DPA. E dice: non stiamo lavorando a questo e ci sono limiti legali molto chiari, non c'è nessun progetto. E poi aggiunge che dietro c'è la questione delle garanzie, più grande questione che quella delle garanzie. E qui le riserve in Germania, ma anche in altri paesi, sono giustificate, dice la presidente von der Leyen. E il premier Giuseppe Conte replica e dice: il compito della proposta sugli Eurobond non è rimesso alla Presidente della Commissione, le proposte le elaborerà l'Eurogruppo e ha invitato l'Europa a dimostrare di essere all'altezza di questa chiamata della storia. È un shock simmetrico che riguarda tutti gli Stati membri, nessuno è esente. E così diciamo che Conte gli risponde per le rime dicendo: non sei tu a decidere, ma sono i leader europei a decidere. Gli ha fatto capire: tu sei praticamente un'impiegata, nel senso tu fai quello che diciamo noi, ha voluto dirgli Giuseppe Conte, e ha replicato anche il ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che in modo più esplicito dice: le parole della Presidente della Commissione UE sono sbagliate e mi dispiace che le abbia pronunciate. Sorpreso il Presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, che dice: penso che debba arrivare un chiarimento dalla Presidente von der Leyen. Noi in Parlamento avevamo capito un'altra cosa. Poi in serata la Commissione dell'Unione Europea ha precisato il senso delle parole della von der Leyen e dice: il Consiglio europeo ha incaricato l'Eurogruppo di presentare proposte entro le prossime settimane. La Commissione parteciperà a tali discussioni e sarà pronta a fornire assistenza se sostenuta dall'Eurogruppo. Ciò è necessario poiché lo spazio fiscale per nuovi strumenti è limitato, poiché siamo nell'ultimo anno del MFF, il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Parallelamente, la Commissione sta lavorando a proposte per la fase di recupero nell'ambito dei trattati esistenti, ma soprattutto viene sottolineato che in questo momento critico la Presidente non esclude alcuna opzione nei limiti dei trattati, una precisazione che è stata accolta positivamente dal Ministro dell'Economia. Conte e von der Leyen si sono poi anche chiariti nel corso di una telefonata. Insomma, tutte le ipotesi sono ancora sul tavolo e la Presidente non avrebbe preso le parti dei paesi del nord, cappeggiati dalla Germania, che si oppongono a una soluzione solidale dell'emergenza attraverso l'uso della condizionalità del meccanismo europeo di stabilità, oppure attraverso l'emissione di bond. E poi aggiunge che ricorda che l'obiettivo dell'Europa è sempre stato muoversi insieme sull'economia e che non è colpa dell'Italia se è stata colpita dalla crisi, perché secondo questa signora l'Italia è colpita dalla crisi e gli altri no. Basta guardare i numeri che ci sono in Europa, fanno paura. Quindi anche questa affermazione è abbastanza sciocca. E poi aggiunge: per questo abbiamo ricevuto mandato dal Consiglio di disegnare un piano di ricostruzione e su questo stiamo lavorando. Quindi in Europa stiamo vedendo che questa gente, tipo questa von der Leyen, l'altra Lagarde, dicono delle cose: noi non siamo qui per abbassare lo spread, gli Eurobond sono solo uno slogan. Sembra che questa gente qui parli a vanvera o parli di proposito per cercare di distruggere dei paesi o delle economie, perché le parole di queste persone sono pesanti, poi soprattutto se dette a mercati aperti. Ma la mia opinione è che questa Europa andrebbe chiusa alla saracinesca e dire: ognuno va per conto suo, ridiamo i soldi depositati nella Banca Centrale Europea, ridiamo a tutti quelli che hanno versato i soldi nel MES. Ognuno riceve i suoi soldi, arrivederci, ognuno si ristampa la sua moneta e l'esperienza è finita. Secondo me è questo quello che si dovrebbe fare.
Vediamo le ultime notizie sul fronte del contagio e della malattia. Sono 10.023 i morti in Italia a causa dell'emergenza, con un aumento rispetto a ieri di 889 persone. Nella serata di venerdì il videomessaggio alla nazione del presidente Mattarella che rivolge all'Europa prima che sia troppo tardi e sottolinea sono indispensabili ulteriori iniziative comuni superando vecchi schemi perché la solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione ma anche nel comune interesse. Il 31 di marzo bandiere a mezz'asta in tutta Italia. Il Papa a Santa Maria già si sente la fame, conseguenza della crisi. Vediamo le ultime notizie. Trump, quarantena non necessaria a New York. Quindi non sarà necessaria, l'ho twittato Donald Trump dopo che Washington in giornata era trapelata questa ipotesi. Passiamo in Cina, 45 nuovi casi, nessuno nell'Hubei. È il dato aggiornato al 28 di marzo, come specificato dalle autorità sanitarie di Pechino. 44 dei nuovi contagi sono legati a persone arrivate dall'estero. La provincia dell'Hubei, da dove era partita, non ha invece registrato alcun contagio, o almeno questi sono i dati che passa la Cina. Chi vuol credere? Ci creda. Alle 23:55 di ieri sera negli Stati Uniti i morti sono più di 10.000, superano i 2.000 solo nell'ultimo giorno. Secondo i dati della Johns Hopkins sono 2.010. I casi accertati sono 121.117. Un'altra notizia. Cuomo a Trump, quarantena a New York e dichiarazione di guerra. Se fosse impostata una quarantena sarebbe caos, sarebbe da parte del governo una dichiarazione di guerra agli stati, una dichiarazione di guerra federale, lo afferma il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, in un'intervista alla CNN rispondendo all'ipotesi ventilata da Trump di imporre una quarantena agli stati di New York, New Jersey e Connecticut. Sarebbe una decisione anti-americana, aggiunge Cuomo. Chissà chi ha ragione, perché i dati sono molto forti. Alle 21:55 di ieri, von der Leyen dice che la Commissione proporrà un pacchetto di stimolo per assicurare la ripresa. La Commissione proporrà dei cambiamenti alle proposte per il quadro finanziario pluriennale in modo da affrontare le conseguenze della crisi. Questo comprenderanno un pacchetto di stimolo che assicurerà il mantenimento della coesione in seno all'Unione attraverso la solidarietà e la responsabilità. Lo si legge in una dichiarazione diffusa dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen in merito alle proposte per combattere gli effetti economici della crisi. Il Presidente dell'Europarlamento Sassoli dice von der Leyen chiarisca, penso che debba arrivare un chiarimento. Noi in Parlamento abbiamo capito un'altra cosa, l'ho detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a Sky TG24, a proposito della dichiarazione della presidente della Commissione sul fatto che i bond sono solo uno slogan. Poi ha aggiunto, dobbiamo lavorare perché l'Europa sia migliore di come l'abbiamo conosciuta adesso. Sappiamo che nessun paese può farcela, da solo. Lo stanziamento così diverso da paese a paese per l'emergenza ci dimostra che avendo economie e finanze pubbliche diverse, un euro che spende la Germania non è lo stesso che spende l'Italia. Noi dobbiamo mettere tutti gli stessi blocchi di partenza. Task force di infermieri, oltre 9.000 candidati. Sono state oltre 9.000 le candidature per la task force di infermieri da impiegare nelle regioni più colpite, lo rende noto via Twitter il Dipartimento della Protezione Civile. Una nuova straordinaria risposta solidale e generosa da parte del nostro personale sanitario. I morti nel mondo salgono ad oltre 30.000 per la malattia. I decessi, secondo un aggiornamento della France Presse, sono 30.003 e di questi due terzi sono in Europa, 21.334.
con l'Italia al primo posto per numero di decessi 10.023, seguita dalla Spagna 5.690 e la Cina 3.295. Sono invece almeno 640.778 i casi di contagio diagnosticati a livello globale alla fine di dicembre. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate tanti sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.